Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale. Allora, stiamo facendo un video come potete vedere super veloce, sto proprio improvvisando perché ci tenevo a farvelo uscire il prima possibile. Tant'è vero che ve lo farò uscire penso proprio oggi, giovedì alle 4, vediamo quando riesco. Comunque ci sono novità per quanto riguarda le nostre collezioni. La prima è sulla Ferrari F1 Collection e poi ho anche qualche altra informazione sulle altre collezioni Centauria. Allora, adesso ci spostiamo al computer. Come potete vedere, nell'ultimo numero che abbiamo fatto c'era l'annuncio che le F1 da 1 a 43 passeranno da 113 numeri a 120 numeri, quindi ci spostiamo al PC e li andiamo a vedere tutti quanti. Altra cosa importante, ho sentito delle voci, non c'è nulla di certo al 100%, quindi prendete un pochino con le pinze quello che vi sto dicendo, però diciamo che dovrebbe essere così. I caschi dei piloti Ferrari passeranno da 80 numeri previsti adesso almeno a 95, ma si parla anche di 100, quindi considerate più o meno 100. Per quanto riguarda le leggendarie auto da corsa, invece passeranno a 120 numeri. Per il momento noi siamo fermi a 100 con l'ultima di Max Verstappen Miami, ma dovrebbero essercene altre 20, quindi iniziate a tenere spazio come faccio io. E per quanto riguarda le grandi Ferrari, dovrebbero essere previste più o meno 100 uscite, va bene? Quindi ci sarà tanto da collezionare e ripeto, prendete con le pinze, nel senso non date per certo questa cosa, però diciamo che è molto probabile. Adesso ci spostiamo al PC, ci andiamo a guardare le ulteriori 7 uscite delle Ferrari 1 a 43. Già ve lo dico, però non sono proprio ottime notizie. Dai, andiamo. Allora ragazzi, eccoci qui, questa è l'uscita a 113, quella che sarebbe dovuta essere l'ultima uscita, vedete adesso è stato aggiornato a 120 uscite. Allora andiamo ad analizzare tutte quante, la 114 sarà la 375 F1 di Gigi Villoresi, quindi cambia soltanto il pilota, ma è una macchina che già abbiamo. 625 F1 del 55 è la stessa cosa, cambia soltanto il pilota, ma ragazzi praticamente è così un po' per tutte, la 500 F2 sarà la quinta della collezione, quindi io pensavo che erano solo 4, ma in realtà saranno 5. Poi abbiamo la 375 Indianapolis di Gianni Mauro, questa avevamo già quella di Fangio se non vado errato. F2002 è la stessa cosa, noi possediamo quella di Barrichello. Poi la SF16H 2016, noi abbiamo Sebastian Vettel, uscirà Kimi Raikkonen. La 801 di Peter Collins, anche in questo caso ce l'abbiamo di Luigi Musso. Quindi ragazzi sono 7 numeri che però sono praticamente 7 doppioni, cambia soltanto il pilota. Inutile dirvi che avrei preferito di più il 63 e il 59, che erano i 2 anni che mancheranno proprio letteralmente alla collezione, oppure magari ci buttavano in mezzo una SF23 Las Vegas che dovrebbe uscire a fine anno, dato che con questi numeri arriveremo a novembre 2024, ci poteva stare. Comunque, per ora questo è tutto, sono un po' deluso, sì, mi aspettavo di meglio, assolutamente sì.